Marco, stavamo parlando di Mediaset, del titolo Mediaset, oggi è rosso, ieri invece ha chiuso con un più 6% e ricordiamolo, da inizio anno la sua performance è stata del più 120%. Sì, sì, assolutamente positiva, un titolo che si è comportato molto bene, proprio nella giornata di ieri ha raggiunto quelli che erano i nostri target rialzisti, posti tra 3,40 e 3,48. Da questi livelli il titolo oggi sta cambiando con forza proprio la propria direzione, definendo appunto una giornata assolutamente negativa con un meno 5%, e molta attenzione, ecco, perché se il titolo dovesse chiudere su questi livelli si andrebbe anche a configurare un segnale di conferma proprio sull'andamento dei prezzi, quindi si creerebbe un engulfing ribassista, quindi una figura tecnica che farebbe presagire una prosecuzione, così come appunto ci attendiamo delle vendite anche nelle prossime giornate, con obiettivi da porre in area 2,85, 2,75. E noi torniamo a collegarci con Roma, ascoltiamo insieme quelle che sono le parole del numero uno di Telecom, Franco Bernabè. Su fibra, un più elevato livello di contenzioso con i concorrenti e un più penetrante intervento dell'antitrust. E questa pressione regolamentare sull'accesso non si è attenuata, nonostante gli impegni che noi abbiamo assunto. Ci sono evidentemente dei problemi tecnici, cercheremo di ripristinare la linea con la Camera dei Deputati. Nel frattempo andiamo avanti con la nostra analisi tecnica e parliamo del titolo Enel, Marco. Cosa sì. Ci aspettiamo? Tra l'altro è arrivata da Mediobanca Securities un taglio del prezzo obiettivo da 2,60 euro a 2,50 euro, anche se la raccomandazione è stata mantenuta neutrale. Sì, allora, titolo energetico sicuramente in una chiarissima tendenza ribassista a seguito del raggiungimento ad inizio anno delle resistenze passanti in area 3,27-3,30, un movimento molto molto ripido, e proprio nella giornata di ieri il titolo ha definito nuovi minimi di periodo in area 2,28. Ecco, molta attenzione a mio avviso proprio a quest'area supportiva compresa tra 2,23 e 2,29, livelli che potranno rappresentare un ottimo livello di ingresso da un punto di vista sia dell'andamento dei prezzi sia anche proprio temporale. Il titolo potrebbe invertire la propria direzionalità delle ultime settimane, con obiettivi da porre a 2,78 e successivamente anche in area 2,90. Prima conferma nel breve termine un superamento, un breakout della resistenza passante a 2,48. E proviamo a ricollegarci con la Camera dei Deputati, Roma. Euro al mese è molto più in basso della media ponderata dei principali paesi, Germania, Francia, Spagna e Regno Unito, attualmente a 9,29 euro al mese. Vorrei rimarcare che una riduzione dei prezzi di accesso alla rete in rame, come illustrato nei policy statements della Commissione, che sono la base della raccomandazione CRES, oltre a sottrarre risorse per gli investimenti sulla fibra, determina un disincentivo alla migrazione dalla vecchia infrastruttura alla nuova rete, sia per gli operatori alternativi che per i clienti finali. In definitiva, non consente all'Italia di colmare l'attuale ritardo nel sviluppo delle nuove reti e infrastrutture. Con la decisione del CDA del 30 maggio, Telecom Italia, consapevole del proprio ruolo nello sviluppo di un'infrastruttura determinante per il Paese, ha compiuto un passo radicale, definito da alcuni esponenti dell'autorità una scelta coraggiosa e innovativa, per uscire da una fase di stallo che rischia di far perdere competitività all'Italia al settore rispetto all'economia europea, in cui le nuove reti in fibra si stanno sviluppando a tassi decisamente più elevati. Tuttavia Telecom Italia ha chiarito sin dalla presentazione dell'iniziativa che il progetto di scorporo non potrebbe giustificarsi in assenza di una profonda revisione e stabilizzazione del quadro regolamentare lungo le direttrici prospettate dalla raccomandazione CRES, che contemplano tra l'altro la certezza del quadro delle regole fino al 2020 e la stabilità dei prezzi di accesso alla rete in rame senza fluttuazioni significative. Il progetto di separazione societaria della rete accesso e contestuale realizzazione della cosiddetta equivalence of input, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia il 30 maggio scorso, è risultato di un anno di analisi e studi approfonditi, anche alla luce dei rilevanti cambiamenti intervenuti a livello comunitario sulle politiche per la promozione degli investimenti nelle reti di nuova generazione. La separazione societaria e la realizzazione dell'equivalence of input sono state decise su base volontaria, perché nessuna normativa europea o nazionale
avrebbe potuto imporle a Telecom Italia e congiuntamente hanno una portata pro concorrenziale più ampia di quella prospettata dalla stessa raccomandazione Kroes e di quella messa in campo da British Telecom che, come noto, con la creazione di Openreach si è limitata a divisionalizzare la propria rete d'accesso. In particolare, il progetto prevede la separazione dell'attuale Telecom Italia in due società. Da un lato la nuova società dell'accesso che fornirà a tutti gli operatori, inclusa Telecom Italia, i servizi infrastrutturali passivi delle reti fisse in rame e in fibra in regime di piena equivalenza. Dall'altro quello che la parte servizi Telecom Italia che, acquistando servizi all'ingrosso da OPAC, fornirà servizi al dettaglio, nonché i restanti servizi all'ingrosso di rete fissa oltre ai servizi mobili. Nella nuova società confluiranno quelle risorse di rete che gli economisti definiscono bottlenecks, ossia quelle infrastrutture dell'accesso che costituiscono una strozzatura del mercato in quanto la loro duplicazione non risulta economicamente efficiente o tecnicamente realizzabile nel breve e medio termine. Ed è proprio su questi prodotti e servizi che si dovrà concentrare la regolamentazione, sia pure con le differenti declinazioni richieste da reti di accesso già esistenti, e cioè quelle in rame, e reti di accesso che devono essere ancora realizzate, e cioè quelle in fibra. In particolare, il perimetro di OPAC comprenderà attività e risorse relative allo sviluppo e alla gestione della rete d'accesso passiva, sia in rame sia in fibra, quali cavidotti, 575.000 km di cavo, 8,8 milioni di pali, doppini in rame tra le borchie d'utente, che sono 33,6 milioni, e permutatori nelle centrali, che sono 10.500, gli armadi ripartilinee, che sono 151.000, la fibra ottica in accesso, che è già 724.000 chilometri, gli apparati elettronici collocati negli armadi, i cosiddetti DSLAM VDSL2, per la fornitura di servizi Fiber to the Cab e in centrale, per la fornitura di connessioni Fiber to the Home e l'attestazione dei DSLAM VDSL2 collocati negli armadi. In base alle prime stime, OPAC avrà circa 22.000 dipendenti e una quota di debito organico sostenibile alla luce del ritorno atteso dagli investitori. Abbiamo ascoltato insieme le parole del presidente Franco Bernabé e il titolo Telecom sta aumentando i ribassi, al momento è almeno 3,7%. Ricordo per i telespettatori che hanno provato a telefonarci e che non sono riusciti per questo ovvio collegamento a parlare con noi di scrivere al nostro esperto, che ringrazio già, Marco Dall'Ava, capo ricerca di XTB. Sì, grazie a voi, appunto anche il telespettatore che ha chiamato in precedenza, abbiamo recuperato il titolo appunto che aveva chiesto, il titolo Dada, quindi magari lo invito a scrivermi una mail al mio indirizzo marco.dallava@xtb.it. E analisi tecnica finisce qua, io vi ringrazio per averci seguito, vi lascio agli approfondimenti e dalla programmazione del nostro canale Classy NBC. Buona giornata.